bentrovati cari amici telespettatori di Fano TV. Oggi siamo nella sede di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, dove si svolgerà l'ultimo appuntamento di un progetto intitolato Obiettivo Sostenibilità. Oggi più oltre 50 imprenditori si incontreranno per un B2B per discutere di sinergie sostenibili. Andiamo a scoprire quali sono. Questa è un'occasione che avete dato alle vostre imprese per entrare nel mondo della sostenibilità e lavorarci con intenzione e con preoccupazione. Quali sono gli obiettivi che avete raggiunto con questa serie di corsi? Allora, l'obiettivo con questo percorso che è nato a marzo è stato quello di informare e ora di far fare degli incontri operativi per mettere proprio in contatto le imprese del territorio che offrono prodotti e servizi in tema di sostenibilità con imprese interessate a migliorare le proprie performance aziendali. È un lavoro di sinergia tra istituzioni, università, ricerca e territorio. Assolutamente sì, ringraziamo anche la Camera di Commercio per l'opportunità che ci è stata data. La sinergia è fondamentale per aiutare le piccole imprese ad essere più competitive e a fare un percorso di innovazione e di adeguamento. B2B è un acronimo inglese che sta a significare, per non addetta ai lavori? B2B è l'incontro tra imprese, quindi business to business. Come viene svolto? Allora, 15 imprese che offrono appunto prodotti e servizi in tema di sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia, quindi non solo ambientale, ma anche sociale, economica ed organizzativa, che incontrano imprese del territorio interessate a migliorare la propria organizzazione aziendale in un'ottica di parametri di sostenibilità, quindi quei tanto famosi parametri ESG, no? Ambiente, sociale e governance, che sempre più saranno gli indicatori del futuro per mantenere la competitività aziendale e per essere anche attori interessanti all'interno della filiera dei fornitori. Quindi Confartigianato realizza questi incontri, ha realizzato questo percorso sulla sostenibilità per aiutare le imprese del territorio ad essere consapevoli di quale sarà lo scenario del prossimo futuro e quindi a dare strumenti per una pianificazione aziendale strategica. Presidente, oggi si conclude con questo ultimo appuntamento una serie di incontri iniziati marzo dell'anno scorso. La giornata di oggi come è strutturata? Allora, sono previste 15 postazioni di lavoro e ha detto benissimo, questo è un po' l'atto conclusivo dei tre convegni che abbiamo fatto per cercare di dare delle risposte alle tante domande che sono venute nel corso di questi convegni e anche alle tante richieste che sono venute poi dopo questi convegni dai nostri associati, ma anche da diverse persone che poi non sono nostri associati. Dicevo, sono 15 postazioni di lavoro di altrettante aziende che si sono prestate, messe a disposizione per dare chiarimenti, per rispondere a quelli che possono essere gli interessi appunto delle imprese che vogliono partecipare. Si va dalla mobilità elettrica, al welfare aziendale, la vendita, la fornitura di energia e di gas per quanto riguarda il nostro consorzio CEMPI e tutta una serie insomma di argomenti, comunità energetiche, aziende che producono, che fanno efficientamento energetico, impianti fotovoltaici, quindi tutto quello che può servire, interessare a un'azienda per poter competere al meglio in quella che è ormai una sfida mondiale anche dal punto di vista della sostenibilità, che ormai è un tema fondamentale per ogni tipologia di impresa. Sostenibilità è un concetto a volte un po' astratto, ma nel concreto cosa intendiamo per sostenibilità? Sostenibilità, noi diciamo dal punto di vista aziendale, è tutto quello che serve per poter veramente competere nel futuro. È molto importante che cerchiamo di rimarcare il fatto che anche le piccole imprese sono molto sensibili da questo punto di vista e in particolare forse per le piccole imprese è un tema veramente fondamentale. Quindi questa è una sensibilità che hanno gli imprenditori, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto più onore, possiamo dire così, è stata l'attenzione alla sostenibilità sociale. È stato il nostro primo incontro e veramente lì c'è molto interesse sia per migliorare l'ambiente di lavoro ma per rendere anche, come dire, più soddisfatti i nostri collaboratori e questo è veramente una cosa che ci inorgoglisce quando viene soprattutto da aziende molto piccole, imprese anche artigiane che però ci tengono ai propri collaboratori. Un lavoro di sinergia anche questa volta?
un lavoro di sinergia con l'università, che per noi ormai è, il, come dire, è la luce su tutto quello che facciamo, che ci aiuta a dare prospettiva, che ci dà progettualità, quindi con il professore Gianluca Gregori, che è stato tra l'altro relatore principale nel secondo incontro che abbiamo fatto alle Muse, quando abbiamo detto le imprese si raccontano, e come dice il professor Gregori, la sostenibilità non è più un termine, oggi va praticata, ecco, e l'università ci aiuta molto in questo, a scaricare a terra quelli che possono essere percorsi utili e che poi possono appunto essere non solo raccontati ma anche portati ad esempio e tra virgolette quantificati. Quindi non ci resta che mettere in atto le best practice ottenute da questi incontri. È ora appunto di fare, non solo di raccontare, e questa di oggi è un po', diciamo, un atto concreto di cosa si può fare detto da quelli che l'hanno fatto, quelli che sono proprio gli addetti ai lavori, quindi ci sembrava insomma la formula migliore per poter dare delle risposte appunto da chi poi fa veramente questo mestiere. Ingegnere, un lavoro che ha visto la partnership di molte aziende, come entra in questo obiettivo sostenibilità? Allora, la partnership di queste aziende è ovviamente frutto di un lavoro nel tempo e anche di una nostra ricerca e selezione per trovare proprio quelle figure giuste che non vogliamo vedere più come fornitori, appunto come partner, ossia sono aziende che con noi condividono un progetto e condividono il progetto dei nostri associati, delle nostre imprese, che hanno necessità, perché il mercato lo richiede, di dimostrare la loro sostenibilità sia in termini di appunto green, economia circolare, quindi efficientamento energetico e risparmio energetico, ma soprattutto sociale, perché oggigiorno con la difficoltà a trovare le persone si è capito quanto che la differenza di un'azienda la fa il proprio staff, il proprio personale, e quindi farlo stare bene, vivere bene in un ambiente confortevole che investe su di te, sulla tua formazione, e infine sostenibilità economica, quindi rimanere nel tempo, continuità nel tempo, avere le giuste garanzie grazie ai rapporti instaurati con partner, che nel tempo avrò le materie prime, i servizi che mi bisognano nei tempi giusti. Se ho una necessità, ho un partner che mi ascolta e mi viene incontro, e non un semplice fornitore che dice: ah, chiedimi cosa vuoi, tu mi paghi, io ti fornisco il materiale o il servizio. Non funziona più così, bisogna creare una rete di partner, e questo è l'obiettivo di questo B2B, far conoscere, creare delle relazioni, quindi marketing relazionale con veri e propri partner, quindi creare delle partnership. B2B è un acronimo inglese che sta a significare per un addetto ai lavori? B2B appunto è business to business, in poche parole se un'azienda vende a un consumatore finale si chiama B2C. Cioè dall'azienda all'utente consumatore finale. Esempio, se io ti vendo un telefono e sono un'azienda che lo produce, se vendo online uno lo compra, quello è un B2C. Dall'azienda produttrice lo compra direttamente l'utilizzatore finale. Invece un B2B significa che un'azienda, come può essere un marchio famoso che non voglio nominare per non fare pubblicità, vende a un distributore e il distributore lo vende all'utente finale. Quindi quando l'azienda vende al distributore è un B2B, azienda che vende un'altra azienda. Quando il distributore vende poi all'utilizzatore finale B2C, quindi da azienda a utente privato. Quindi B2B significa che mettiamo in condizioni di collaborare, di creare sinergie, di creare partnership aziende con altre aziende. Ovviamente queste aziende condividono una mission di sostenibilità, sono partner che condividono con noi questa, che hanno una loro visione su questo tipo di progetto e su questo tipo di mission, se no non l'avremmo scelto ovviamente. Avete messo a disposizione anche un progetto, CEMPI, a favore dell'impresa e del cittadino. In che modo? Se ce la può spiegare più nei dettagli? Assolutamente sì. Confartigianato ha un proprio consorzio, CEMPI, che da oltre 12 anni si occupa di luce e gas sia per aziende che per privati. In questo progetto si incrocia sul discorso efficientamento energetico e comunità energetiche. Oggigiorno tutti quanti sentiamo parlare di comunità energetiche, ma a chi si rivolgono? Si rivolgono sia ai privati, ad esempio un condominio, sei condomini possono decidere di mettere in piedi una comunità energetica con un loro impianto fotovoltaico o un mini eolico o una fonte rinnovabile qualsiasi, oppure utilizzando un impianto fotovoltaico messo a disposizione da altri, da terzi. Al tempo stesso però hanno bisogno di avere condizioni luce e gas buone, sostenibili, e quindi CEMPI Confartigianato si occupa proprio di dare la fornitura luce e gas per aziende, condomini privati, domestici
e quindi abbiamo le migliori condizioni sul mercato e creiamo fornitori nostri che ci danno, quindi i nostri partner che ci danno le migliori condizioni, e noi le rigiriamo ai privati del territorio, alle imprese del territorio, e le aiutiamo se vogliono fare un progetto di comunità energetica ma anche di mobilità elettrica. Infatti oggi qui abbiamo i partner che si occupano di colonnine e ricarica elettrica di auto, ma soprattutto che si occupano di mobilità elettrica. Ricordiamo che il prezzo dell'energia finalmente è sceso sotto l'euro, quindi siamo tornati a un valore di mercato che è 6 volte inferiore a quello di agosto 2022, quindi in questo momento conviene investire sul mercato libero, e soprattutto come tipologia di carburante l'elettrico in questo momento è altamente conveniente, 2 volte più conveniente del metano, cosa che 3 anni fa non ci avrebbe creduto nessuno. Quindi una sostenibilità a 360 gradi? Una sostenibilità a 360 gradi, minuto per minuto, no, giorno per giorno, perché noi in tempo reale assistiamo privati ed aziende in questo tipo di consulenze, sempre totalmente gratuite, per il semplice fatto che siamo Confartigianato. Sono appena conclusi gli incontri personalizzati tra imprese e Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, grande affluenza, grande entusiasmo da parte delle imprese. Da Confartigianato Ancona è tutto, buon proseguimento con i programmi di Fano TV.